Ragazzi, buon day e bentornati incredibile nel 17° episodio di Elden Ring. Pazzesco, assurdo, nella nostra Sus Run con Sus. Incredibile che ve lo faccio vedere dal vivo, incredibile. È sempre silenzioso, io non capirò mai perché è silenzioso quando si fa inquadrare qua. Avete visto com'è birbante col suo atteggiamento Sus, nonostante sia triste per aver perso il titolo, ma sicuramente avrà modo per riprenderlo il titolo, vero Sus? Non è convinto, ragazzi, lo metto giù perché mi sta per mordere un dito. Piccola premessa obbligatoria, perché incredibile, questo episodio segna un piccolo traguardo. Da questo episodio in poi inizia la parte finale della Sus Run. Sus è cambiato un po', perché ho farmato un po' rispetto all'ultimo video dove abbiamo sconfitto Mog. Ho fatto un bel po' di livelli, abbiamo l'arma al massimo, ragazzi. La lancia di Grand Sax al più 10 si fa sentire, e lentamente mi sto cominciando a fare alcuni dungeon secondari, a fare un po' di farming di minerali, sperando che per il DLC Sus sia performante al 100%. Ovviamente dovrò farmare il set dei piromanti, perché mi piacerebbe dargli il set dei piromanti, oppure quel set fichissimo che assomiglia all'armatura di Mesmer che si trova a Farumazula, pure quello sarà Sus. E infatti ho degli appunti Sus. Il menu di oggi è... Anzi no, non ve lo dico il menu di oggi, ragazzi, perché giustamente mi fate notare che ogni volta che inizio video dico quello che farò nel video non lo farò mai, quindi non ve lo dico, sorpresa ragazzi. Scoprirete un pezzettino alla volta e poi a fine video scopriremo se le ho fatte tutte. Comunque, a parte questo, ci eravamo lasciati qua con Sus, che aveva sconfitto Mogi in una maniera veramente leale e corretta. Assolutamente niente cheese, però, ripeto, è stato divertentissimo fare quel cheese, lo ammetto. Allora, Sus è cambiato un po'. Prima cosa, lancia di Grand Sax più 10. Fa male, fa veramente male, soprattutto la sua abilità. E ho scoperto, non scala su fede, invece scala solo su forza e destrezza, ma ha uno skilling leggendario. Però, come dire, è abbastanza Sus. Siamo a livello 116, come vedete, ho fatto penso almeno 10 livelli rispetto all'altra volta. Ho messo questi due pezzi di armatura di Lionel, tanto per avere un po' più di equilibrio, infatti siamo a 41, non è che siamo fantastici. I trinket sono sempre gli stessi. Ho portato sul sigillo draconico al 7, lo porteremo al 10, e poi ho fatto una Sus cambiamento. Non abbiamo più la partigiana, ho fatto un cambio. Ho trovato la naginata, un conte che lo fai con una lancia normale, un conte che lo fai con una lancia, come dire, che può mettere sanguinamento. Tra l'altro mi sono appena accorto che non gli ho messo niente a quest'arma. Mi ha dato soddisfazione perché il sanguinamento, diciamo che molte volte funziona. Poi abbiamo, ovviamente, da oggi in poi useremo la nostra bellissima cenere di lacrima riflessa più 3. Ce l'abbiamo più 3 perché ovviamente ci mancano i materiali per portarla su di livello. E con quella lacrima, ragazzi, 2 Sus is Mac 1, lo dice pure il detto incredibile. Allora, ragazzi, dobbiamo sbloccare una marea di rune, perché mi sono reso conto che ho una marea di rune, ma non l'ho mai sbloccata. Allora, dove sono? Guardate, ragazzi, dobbiamo attivare quella di Radahn, che la faremo adesso, Morgoth e Mog. Quindi io direi di andare subito alla torre di Radahn, così ne approfittiamo pure per eliminare il Sacriderma Sus che si trova sotto, e prendiamo pure la spada leggendaria, che non ci facciamo niente, però, come dire, una soddisfazione. Non lo so, ho la sensazione di aver rallentato la Sus Run, soprattutto nella parte iniziale. Questo è l'unico, diciamo, pecca che ho di questa prima run di Elden Ring, che, insomma, io spero in futuro di riuscirne a fare altre. Alcune cosine, ragazzi, io ve le taglio, perché sono cose che voi saprete alla grande e io vi faccio vedere le cose più spicy, no? Ad esempio, le parti che io non mi ricordo, ragazzi, ve le faccio vedere tutte. Ad esempio, secondo voi, mi ricorderò come si fa questa cosa? Assolutamente no, ragazzi, non me lo ricordo minimamente. Infatti, questa parte la vedrete incredibile in questo episodio pazzesco e assurdo. Era qui? Eh no, ragazzi. Le cose che non mi ricordo, ovvio che le metto subito nell'episodio incredibile, perché sono le parti più esilaranti, ragazzi. Preparatevi perché morirò un paio di volte qua. Infatti, lo sai che vi dico? A parte che con 38.000 anime non ci facciamo niente, ragazzi. Si farmano dal piccione in 5 minuti. Andiamo a attivare la runa della DAP, prima cosa, va? Molto bene. Allora, vi farò vedere il potere di Sus. Vediamo un po' quanto danno fa. Guardiamo un po' se lo sciotto. Eh beh, 2228 danni, ragazzi. E non ho l'amuleto Sus che aumenta il danno elettro. 2000 danni. Se pensate come è partito Sus, come dire, c'è un po' di soddisfazione Sus. Oh, queste sono le sorprese che non ti aspetti. Ok, meno male che è stupido. Ok. Basta... Ah, questa mi fa salire. Ah, serve per aprire la porta. Ah, ma ciao! È vero, esisti anche tu in questo gioco. Ragazzi, Sus è così. La potenza di Sus è anche questo. Il poter uccidere i nemici così. Oh yeah. Saletta runica. Vabbè. Allora, questo tecnicamente si dovrebbe rompere. Io dovrei atterrare in maniera easy. È andata bene. Vabbè, non abbiamo aperto la porta, però... Insomma, sti cavoli.
piace che lui sia un antipasto di Farumasulla, se ci pensate. Vediamo un po' se riusciamo a fargli un po' di... Ok. Ok, l'abbiamo avvelenato. Fighissimo. Ghiaccio, signore. Non gli è piaciuto. Ah, gli ha messo alcuno. Prendiamoci l'armetta sus. Non ci facciamo niente però. Questa è un'arma, tra l'altro, che ho usato tantissimo nella mia prima run. No, aspetta, andiamo qui perché dobbiamo andare un attimo dal nostro amico Lupotto. Ragazzi, si è buggato? Un po' buggatino il nostro amico, eh. Prendi un po' di luce, va? Creatore dell'oscurità. Fanno male, eh? Che oppure è ammazzarlo, quello è il problema. Certo, il danno che fa lui a me non è quello che faccio io a lui, però. Ok, si è calmato, meno male. Ora che si è calmato il nostro amico Lupotto, possiamo fare quello che volevo fare finalmente. Possiamo eliminare questo affare, perché ormai siamo abbastanza strong. Bravo Sus 2.0, distrae questa creatura infernale. Lo purgheremo con il potere della luce. Oh yeah! Eh no, ragazzone. Guarda che mi ha ammazzato talmente tante volte questo affare che... Che veramente... Questa è solo una vendetta di quelle proprio speciali. Amico mio... Sei stato un grande combattente, però come dire... La vendetta... Non è ancora detto, ragazzi. Potrebbe ancora ucciderci. Potrebbe ancora ucciderci, ragazzi. Il miglior amico di questo affare è il portone. Perché la gente pensa, oh mamma mia, il portone, no? Vai! Niente. Ragazzi, secondo voi riuscirò a colpirlo una volta? Io non credo. Perfetto. Allora, possiamo fare due livellini, eh. Allora, possiamo fare 15 a questo, sicuramente. Ci manca veramente un niente, mannaggia. Vabbè, il lato positivo è che dobbiamo andare a eliminare un altro sacriderma. Eccolo qua. Quindi faremo adesso un altro livellino sus. Sì, lo so ragazzi, dobbiamo andare a sbloccare anche le altre lune e ci sono altre cosine da fare in questo episodio incredibile. Tra l'altro dovevo anche andare avanti, quindi... Allora, eliminiamo un attimo una scema a caso. 402, perfetto, grazie signorina. Allora, vorrei arrivare a 40 vitalità e poi ci fermiamo per un po' a vitalità, eh? Allora... E poi qui mi ricordo male o c'era una piromanzia assurda? Ma mi sa quella si sbloccava solamente però se bruciavo l'albero, mi sa. Oh yeah. Doppia lancia, ragazzi! Ho beccato il frame perfetto. Adesso lo stermineremo con i colpi di doppia lancia sus. Non sono ancora riuscito a mettere esaminamento su una cosa. Ecco. Soccombi. Ecco qua. Molto bene. Ora abbiamo eliminato pure quel sacrodermo, così tanto per fare i simpaticoni. Allora, il mio piano adesso è andare verso la montagna incredibile. Perché nel prossimo video faremo Villa Vulcano e il Gigante di Fuoco. Io ovviamente off camera mi esplorerò un pochino le cose sus. Tra l'altro qui dovrei fare un altro giretto qui all'Ender, perché devo fare pure la parte dove ci stanno i gladiatori. E ci sono altri piccoli segreti che dovrei esplorare, incredibile. Scusa, ho un flash, ragazzi. Ricordo male, la runa di Morgoth e quella di Mog erano nella stessa torre. Eccoci qua. Ascensore sus e si va sulla montagna sus. Vai. Guarda che simpatico questo. No, non è riuscito a salire, vabbè. Bene,
Meno male che siamo in due, perché adesso c'è una boss fight incredibile. La prima volta che arrivai qua, io super teso dopo aver sconfitto Morgoth, no? E arrivavo qua tutto tranquillo e mi trovo un'altra boss fight, mi ricordo, mamma mia. Talismano di fuoco più uno, ecco, questo è molto utile. Ecco. Mi interessava questo bellissimo falò. Adesso possiamo affrontare il duo simpatico che ci aspetta. Da bravo pollo, la prima volta continuavo a sfrontare questi due cosi, ci sono morto pure un paio di volte e mi rifacevo tutta la strada pur di non prendere questo ascensore per scendere, perché volevo per forza vedere che c'era oltre quello a fare. Eccoli qua. Allora, Gianni e Pinotto. Ah, capisco. Guarda, guarda il doppio lan. Che spettacolo, ragazzi. Mi piace che Sus ha perfettamente capito il mood. No, ne voglio eliminare almeno uno così e poi l'altro ce lo cuciniamo per bene. Ragazzi, il bello di portare le armi su. Ecco qua. E adesso quest'altro, come dire, lo eliminiamo con calma. Tanto non... secondo me fa un... ah, ok, haha, godo. Oh yeah. Vabbè, non fa neanche troppo danno, dai. Ok. Ah, proprio finale perfetto, un ripostino proprio al bacio. Fantastico. Molto bene. Non è di molte parole oggi Sus, è strano, eh? Guardalo quanto è bello Sus che sale nell'ascensore del godo. Allora cameraman, devi stare calmo. Quando tu fai le cose fatte bene, il vostro Sus non si lamenta, perché Sus è soddisfatto nel vedere Sus grande e forte. Almeno lui è un vero campione, non più come Sus che ha perso la cintura contro quel brutto coso, ma Sus si vendicherà, incredibile. Comunque quella è un'altra cosa e ne parleremo in futuro, incredibile. Adesso Sus con le sue pietre, che poi non ce le avrà più le pietre, perché le pietre lui le lancia, non se le indossa, attiverà le rune Sus e poi andremo nelle montagne Sus, che fa molto freddo e invece qui fa caldo e il cameraman deve cominciare a accendere l'aria condizionata, e quindi vai Sus, distruggi tutto. Ogni volta che dico che Sus è in silenzio magicamente si mette a parlare, ragazzi, è così. Credo sia la prima volta che attivo tutte e due nello stesso momento, perché di solito o attivo quella di Morgoth o attivo quella di Mog, ma è raro, sai, no, che ce l'hai tutte e due. E questa cosa sinceramente visivamente mi sa che non l'ho mai vista. La runa di Mog e la runa di Morgoth insieme. Tra l'altro vedete che sono col pezzetto mancante, perché giustamente erano gemelli. Tra l'altro si girano in base a come giro il controller. Fichissimo. Vabbè, attiviamone. Facciamo prima Mog? Vabbè, guarda. Bello. Mog e Morgoth. Veramente carina questa cosa. Non era una strada semplice, perché c'era un sacco di ostacoli durante il nostro cammino Sus. Nello specifico mi ricordo c'era un gargoyle gigante che ovviamente poi elimineremo. Da questa zona in poi, ragazzi, Elden Ring comincerà a essere molto, molto, molto più strong che mai. Ah, seguace della lama nera, questo è amico di quell'altro, eh. Allora, voglio vedere il danno che facciamo a questa creatura. Ah, è più o meno... beh, più o meno un cazzo. Con calma. Wow, ragazzi. Wow. Sus e distrailo, fantastico. Quanto è soddisfacente ammazzarli in questo modo? Tantissimo, ragazzi, fidatevi. Io vi dico solo che il Sus 2.0 che evochiamo è al 3, eh. Oh, è il momento di fuggire. Accendiamo questo e adesso, come dire, possiamo eliminarlo. Ci ruggisci quando vuoi. Eccoti qua. Eccoti qua. Mi dispiace. Ragazzi, 72.000 anime sta a fare. Ragazzi, non mi ricordavo regalasse tutte queste anime godose. Che useremo adesso e le investiremo subito, le anime, ragazzi, subito. Abbiamo bisogno di livelli, ragazzi, eh. Ragazzi, si parte.
Si va, ragazzi, si va, si vola verso la montagna Sus. Lo so, mi direte, vabbè, hanno riciclato la scena dell'ascensore cambiando il colore della pietruzza per 3 volte, però, ragazzi, questo tipologia di ascensore così possente è importante, ragazzi, molto bello. Tra l'altro l'ambientazione delle montagne è molto bella, ma allo stesso tempo è tremendamente vuota, perché mi ricordo c'è un pezzo di montagna, mi pare quella per andare da Malenia, che non c'è niente praticamente. Ci sono gli orsi, quelli più forti del gioco, che vabbè, li lasceremo lì. Tu pensi Yura è vivo, non è vero che è morto, invece questo infame non è Yura. Finally, the Tarnish. Oh my, I feel that you were previously well. As for his flesh. Qui ragazzi ci andremo la prossima volta. Parliamo un attimo con... Posso parlare con Melina? Che poi potrei farli incontrare loro due, sarebbe una coppiata leggendaria proprio. There is something my purpose. I have set my heart upon the world regardless. I won't allow anyone to speak ill of that, not even you. Melina, così un po' zunderella, che ci dice che da adesso in poi farà come vuole lei. E noi siamo contenti, ragazzi. Per concludere questo episodio incredibile, proveremo a raggiungere Mog 2.0. Ricordo vagamente la strada per arrivare da Mog. Quindi proviamoci un attimo. Però, come dire, c'era un ascensore Sus, mi ricordo. Sto cercando di ricordarmi la strada. Se ci arriviamo, ragazzi, concludiamo l'episodio alla grande. Ah, bene. Io dove dovrei andare, amici? Non era da quella parte? Io, ragazzi, provo a seguire il mio istinto, ma... Ho molta paura, ragazzi miei, che non arriveremo da Mog, in questo episodio. Qui me lo ricordo che c'era lui. Allora, qui dobbiamo fare un attimo una cosa molto spicy, ragazzi. Questo mena come un fabbro. Mena come un fabbro, sta cosa. Meno male che scende le scale in maniera delicata. Con calma, ragazzi. Se questo ci prende, è finita, eh? Ok, wiu! Molto bene. Ora apriamo qui alla velocità della luce. Ah, invece no, ragazzi. Mi sa che ho sbagliato strada. No, invece sì. Ok, apriamo questa. Pensate quante volte ci sono morto, ragazzi, per ricordarmi così bene la strada. Quante volte ci sarò morto, ragazzi? Tantissimo. Ammazza, non è morto. Ok, ora è morto. Cavolo, è vero, ce n'era un altro di sti cosi. Allora non siamo tanto lontani, perché adesso questo mi ricordo mi sblocca una strada. Ragazzi, io credo che prendere quest'arma sia stata la cosa più bella che abbia fatto in tutta questa susserana. Ok, via via. Infante del presagio, se me lo ricordo. Ora da qui sbloccheremo una porta che ci porta al falò, tra l'altro. Poi dobbiamo saltare in un tubo e siamo arrivati. Ok, meno male. Ragazzi, io vi giuro, ci sono morto tante di quelle volte nella mia prima run qui sotto, che voi non avete idea. Ma dobbiamo arrivare un attimo là, con calma, ragazzi, ce la potremmo fare, Se riusciamo a fare questa cosa, veramente super GG per noi, Questo me lo ricordavo, che dobbiamo buttarci nel tubo. Ok. Ragazzi, ci siamo persi alla fine, non ci posso credere. Qua. Qui c'è un tizio, me lo ricordavo. Ti prego, dimmi che è qui, ti prego. È qui? Sì! Ragazzi! Ci siamo riusciti, ragazzi, è stato un incubo. Perfetto, ci concludiamo assolutamente l'episodio qui. È tardissimo, ma volevo finire l'episodio. Un vaso ha deciso di precipitare. Va bene, questa cosa mi ha fatto ridere. Io direi che per questo episodio glorioso di Elden Ring può finire qua. Sus, come avete visto, sta diventando sempre più forte. Sono contento di questa cosa incredibile. Prossimo episodio sconfiggeremo Mog. Incredibile. Non so se arrivare alle 3 dita, perché effettivamente con Sus non faremo il finale della follia. Le 3 dita rimarranno a dormire lì. Andremo a Villa Vulcano e se ce la facciamo sconfiggeremo anche il gigante di fuoco. In tutto questo mi sarò fatto un giretto per farmare un pochino pazzesco e incredibile. Ragazzi, che cosa c'è con voi? E ci vediamo nel prossimo episodio pazzesco di Elden Ring con la Sus Run, Sus incredibile, l'altro Sus e il clone di Sus. Tutti Sus. Incredibile, pazzesco, assurdo! Alla prossima!